E voi cosa siete disposti a fare per... Aspetta, tienilo sul 50. Per avere quella ripresa... Che dico a fare per avere quello shot, quello... quel... Guarda, non lo so. E voi cosa siete disposti a fare per un video? Siamo qui con il signor Nicola Unizzi. Piacere. Che è un stuntman professionista, nonché travel blogger e tante altre cose che sa solo su Morosa. E dovresti dire? No, niente. Ok. Adesso dobbiamo fare una scena per un video in POV, quindi prima persona, dove vengo tirato più o meno sotto dalla macchina. Senza più o meno, dai, tiriamolo sotto. E io non l'ho mai fatto, lui l'ha fatto, quindi adesso... ci spiegherà un attimo come farsi tirare in sicurezza sotto. Così poi lo farai anche in strada, così in giro. Ok, quindi abbiamo messo le protezioni. Tanto spogliati prima cosa. Mamma quanto godo in questo momento. Peccato che sia uscito il sole. Vero. Allora. Cioè i capezzoli duri, eh! Che freddo. Ma perché ti stai tutto imbacucando per farti tirare sotto? Io comunque faccio parkour da 10 anni. Quindi qualcosa. Quindi forse. Forse qualcosa. Cioè, nel senso, non sono messo inesperto. Così male. Ecco. Hai visto lo spiraglio di luce? Lo zainetto. Wow. Spiraglio di luce. Boh, passiamo alla parte pratica, dai. E scendi giù di qua. Quindi, tipo, io ti investo. Bam. Bellissimo. Sì. Che poi non la macchina, neanche se sali qua così. Ok, ci sta. Oh no, non l'ho visto. Come non l'hai? Là arrivi tipo fin sopra qua e vai giù. È un roll più o meno. Ok, quindi io... infili la spalla, qua. Ok. Non devi battere col ginocchio, ma devi tipo... Sì, lo lascio andare anche perché sennò magari si blocca contro... No, beh, a parte che ti va lo stesso, però se anche 5 all'ora può farti male, no? Ok. Anche con... magari... lo salti leggermente, un leggero salto. Rolli qua più o meno e vai di schiena subito. Come se dovessi andare dentro, okay. Dentro la macchina. Ok. E da lì esatto, controlla. Facciamo un attimo di pausa dal video e mi raccomando, non provate queste cose a casa, al massimo chiamate noi che ve le facciamo. E basta rotolare sulla macchina, direi, passiamo direttamente a un po' di B-roll. Allora, le due riprese che volevamo fare in montagna le abbiamo fatte. Domanda, scattiamo anche foto? Vuoi morire? Ti uccido, le abbiamo scattate di foto. Basta, qui direi non è il caso perché non so. Ok, che razzista, però. Cazzo, siamo arrivati qua, cioè adesso andiamo via così, ci arrendiamo. Cioè, ma vi pare? Io non riesco più a parlare, non sento le mani, questo vuole far foto. Insomma, se volete qualcuno che si ammazzi in tutti i modi per fare un video, non so, spero che passi il messaggio di quanta cazzo di passione ci metto io per fare i video. Comunque...
visione. Ci vediamo a casa. Esatto. Non fraintendetemi, quello che volevo dire con questo video non è uccidetevi, saltate giù dai palazzi o fatevi investire. L'importante è uscire là fuori con quello che avete, che sia un telefono, che sia una GoPro o qualsiasi cosa che vi permetta di riprendere, e provate, sperimentate, non aspettatevi che le cose arrivino dal nulla. Copiate gli stili degli altri, provate un po' di tutto e poi cercate di creare qualcosa di vostro. E qualcosa per concludere?